Non segui il branco, potrebbe anche essere l'idea giusta, la canzone giusta, questa su Radio Number One per presentarvi Cristiano Fabris. Cristiano, ci senti? Comandi presente, ci sono, forte e chiaro. Ma buongiorno, vediamo se ci sente anche Luca Viscardi. Ciao Cristiano, buongiorno. Buongiorno Luca, buongiorno a te. Oh, che bello, sono riuscita a mettere assieme. Ecco, sta suonando anche il citofono. Aspettate che qui c'è il citofono. Eleonor, Cristiano, allora c'è anche qualche lupo o qualche orso da convocare? Sì, i lupi se per aspetti però all'imbrunire scendono di solito. E l'orso di solito dal versante di fronte ogni tanto arriva, si vede. Se vuoi allora, un attimo lo chiamo. Fate voi due per un attimo, arrivo subito. Ah, allora, scusa, deve assolutamente... deve fare due cose, scusami Laura. Ma, allora Cristiano, raccontiamo un attimo bene la storia. Cioè tu da 6 anni vivi in camper. Sì, io da 6 anni ho deciso che la mia casa non abbia le fondamenta nel terreno, ma ce l'abbia su 4 gomme, su 4 pneumatici. Ecco, e come fai ad esempio a gestire, non so, la residenza, il fatto di ricevere i documenti, di avere magari le comunicazioni fondamentali? Allora, la residenza fittizia, che è sempre esistita, perché se tu pensi i marinai, i giostrai, cioè i senza fissa dimora, che sono diversi dai senza tetto ovviamente, una diversa certo. tipologia. Senza fissa dimora vuol dire che io, ad esempio, ho la mia residenza fittizia nel comune di Milano, in un indirizzo di una via che non esiste topograficamente parlando. Quando arriva la documentazione ho dato la disponibilità a un ufficio postale dove ho il fermo posta e da lì c'è il servizio seguimi che mi raggiunge in tutte le parti d'Italia. Tutti i comuni italiani, gli 8.000 comuni italiani hanno la residenza senza fissa dimora, bisogna chiederla compilando la documentazione e indicando poi eventualmente il domicilio dove far arrivare la corrispondenza. Io se fossi in voi non direi questa cosa troppo forte perché davvero corriamo tutti a farlo allora. Scusami. Io poi devo dirti che sono in molti che mi dicono: ah, ma adesso quindi io posso, così non mi arrivano le cartelle esattoriali di Equitalia. E no, non è proprio così, no. Quelle ti arrivano lo stesso. Certo, certo. Certo, tra l'altro, insomma, voglio dire, da questo punto di vista c'è anche un dettaglio, no? Da molti anni si parla del famoso indirizzo digitale, cioè i cittadini, questa è una legge che esiste da molti anni, mai applicata. I cittadini dovrebbero avere il diritto, questo era stato sancito già nel 2015, credo, di trasformare il loro indirizzo postale in una PEC e quindi in realtà di ricevere tutte le comunicazioni di qualunque genere attraverso la posta elettronica. In realtà poi non era mai stato messo in pista, prima o poi forse questo indirizzo digitale riusciremo ad averlo. Sì. Ma Cristiano, insomma, racconta un po' l'esperienza invece di questi giorni. E invece di questi giorni che succede? Succede che, allora, intanto io che cosa faccio? Perché molte persone mi dicono: bello, tu vivi in camper, ma poi come paghi la bolletta? Infatti. E me lo sono inventato, mi sono inventato il lavoro di vivere in vacanza, di raccontare dove vado in vacanza, dopo aver vissuto quel luogo. Perché, sai, è un po' troppo facile dire vado in vacanza, non lo so, nelle Dolomiti Lucane oppure in Cilento. Sì, però se io ci sono andato e ti racconto cosa si mangia, dove si fa a fare il bagno, il posto migliore, il volo dell'angelo che si fa nelle Dolomiti Lucane, che cosa comprare del prodotto tipico locale, dove fermarti a dormire se hai la tenda, se vai in moto, se vai in camper è un po' diverso che scriverlo in maniera asciutta da una redazione di un giornale, no? Quindi ho deciso che a quel punto, visto che ero in camper, andavo fisicamente sul luogo e conoscevo le persone. Da lì è venuto naturale, è venuto spontaneo che innanzitutto vivere in camper ci vuole molto meno soldi che vivere in una casa e quindi cambiano le tue priorità, cambia la scala gerarchica che è il rapporto che hai col denaro. Ti serve molto meno per vivere e per vivere più felice rispetto a quello che era la vita precedente. E quindi a quel punto ho cominciato a viaggiare sempre di più, a viaggiare con la condivisione, quindi BlaBlaCar piuttosto che Miammo, perché così abbattevo i costi e abbatto tuttora i costi. E in questo caso io vivo sul territorio, vado in vacanza, conosco i luoghi, i posti e poi li racconto. Il passaggio successivo è da dove li racconto. Il primo passaggio è stato il mio blog, poi sono arrivati i giornali, poi è arrivato il canale su YouTube, poi sono arrivati i social. Io non sono una generazione molto non molto dal punto di vista informatico brava, mettiamola così, non, sì, per me ti capisco. Il PC è per me il PC, cioè voglio dire, io quando mi dicono vai a vedere un file su Google Drive, io li guardo e dico cos'è? Ecco, no, per intenderci.
Quindi per me è stato abbastanza traumatico riuscire a capire. Ma quindi quello. Scusami, tu ti mantieni così, quindi facendo degli articoli? Sì, mi mantengo in questo termine, facendo, scrivendo articoli, video, promuovendo il territorio, le strutture, qualsiasi cosa che una persona voglia raccontare al mondo esterno che esiste lui e la sua attività, io lo faccio. E senti, dove sei ovviamente, in questo momento allora, preciso? Allora, in questo momento che succede? Che il 9 di marzo, quando il nostro premier firmò il primo decreto che prevedeva di stare fermo, il suo obiettivo giustamente era quello di limitare gli spostamenti. Io in quel momento mi trovavo in direzione di andare in Sicilia, ero nei pressi di Frosinone, sono uscito dall'autostrada perché ho capito esattamente già da mesi precedenti, perché insomma internet non serve solo per andare a vedere YouPorn oppure il profilo della vicina che hai su Facebook per sapere i fatti suoi, ma serve anche per vedere che cosa c'è oltreoceano. Io già a dicembre avevo visto che cosa stava succedendo in Cina. Quindi mi sono premunito e mi sono preparato perché la stessa cosa succedesse qui in Italia. E preparato in base anche alle mie esigenze, di chi vive in camper. Quindi la prima cosa era rendermi massimo autonomo. Batterie al litio montate sul camper, riscaldamento a gasolio in modo tale che pescasse dal gasolio e non dipendessi dal gas. L'economizzatore d'acqua in modo tale che potessi avere maggiore autonomia idrica il più possibile. Una enorme spesa, fui preso per il naso, beep, perché io faccio parte di quegli italiani che a febbraio, quando ancora tutti erano tranquilli, io avevo già fatto un'enorme spesa alle 3 del mattino in un supermercato che mi coprisse 4 mesi di spesa. Abbiamo capito che a Cristiano piace un sacco chiacchierare, ma dove vivi? Dove sei adesso? Adesso sono esattamente sul passo Forca d'Acero, con davanti il Monte Marsicano. Quindi c'è il lupo marsicano da quelle parti. Quindi hai il lupo marsicano. L'orso, lupo. L'orso. Sì. Prima quando ci ho detto, guarda che di fronte alla sera, all'imbrunire mi arrivano i lupi, è perché già 2, 3, 4 volte li ho avuti fuori dal camper. 2 giorni fa su un pendio col binocolo ho visto proprio l'orso. Quindi insomma, sì, sono proprio in mezzo alla natura. Devo dire, Cristiano, che se tu all'imbrunire vedi i lupi, io a volte rischio di vedere i miei vicini, hai tu la scelta migliore. Quindi devo dire, sei fortunato. Senti, come facciamo a rimanere in contatto con te? Allora, dai, dacci tutte le indicazioni, allora, così ti seguiamo. Sui social come liberamente, proprio in camper, oppure come il Bubris, perché il mio cognome me l'hanno storpiato in mille modi, tra cui Bubris. Oppure Cristiano Fabris, tranquillamente. Ok, così almeno possiamo iniziare a sognare una vita diversa, perché sicuramente questa pandemia ha messo ognuno di noi di fronte a delle nuove scelte per il futuro e i progetti per il futuro. Certo. Non sappiamo quando, ma molti hanno comunque l'intenzione di cambiare la propria esistenza. E questa potrebbe essere un'idea, insomma, seguirti, cominciare a prendere i primi consigli e capire come fare. Grazie Cristiano e goditela tu che vuoi, la natura. Grazie a voi, fatevi buon lavoro, un abbraccio forte, fate i bravi perché fare il cattivo ci penso io. Va bene. Grazie, salutaci lupi, ciao. Grazie, ciao. Ciao Cristiano, ciao. Ecco, andato, sei contento, sei pronto a venire a vivere con me nel camper? Certo, voglio dire, parlando con gli orsi ovviamente, anche perché se mi trovassero direbbero, oh c'è un nostro simile un po' più magro. Sì, ma no dai, l'orso sono io, scusami che sto nella caverna, dai. Vabbè, però insomma tutto sommato potrebbe essere un'idea, ma voi andreste mai a vivere in camper per 6 anni, curiosità? Beh, per 6 anni, per tutta la vita proprio, oppure anche solo per un anno, dai, la fareste questa esperienza? Dobbiamo ancora ascoltare i messaggi dei timidi, ma già chiediamo anche questo. Intanto Man at Work...